Buonasera, cominciamo. Allora, sono Ferdinando Giuliano da Bloomberg e ho il piacere di introdurre questo panel di oggi, il primo del pomeriggio, Financing Growth Potential and Employment in Italy, the focus on SMEs and competitiveness. Parliamo in inglese o in italiano? Shall we speak English or Italian? What's italiano, l'italiano. Per me lo stesso, anche per me. No, avevo visto il titolo in inglese e mi ero confuso, ma va benissimo parlare in italiano. Allora, introduco brevemente gli ospiti che parleranno per 5 minuti tassativi ognuno, non di più, se no interrompo, e poi faremo appunto una serie di considerazioni a margine, ovviamente con il coinvolgimento anche di voi del pubblico. Allora, alla mia sinistra c'è Giulia Bertezzolo, che è il segretario generale in Consob. Poi Corrado Passera a destra, che conoscete tutti, ma è qui nella sua nuova veste di amministratore delegato e fondatore di Illimity Bank, di cui ci parlerà. Poi Luca Peirano, che è l'amministratore delegato di Elite, a destra, e a sinistra Leonardo Rubatto, direttore generale di Crea Banca, e ci ha appena raggiunto Antonio Caponnetto, direttore generale della Agenzia per l'Equazione Territoriale. Allora, comincerei dalla dottoressa Bertezzolo e poi seguirei l'ordine del programma, in modo tale che anche in ordine alfabetico, quindi siamo super democratici. 5 minuti e poi avremo tanti temi di cui parlare. Prego. Grazie mille, grazie a tutti, grazie dell'invito. Sono felice di essere qui anche quest'anno in una veste diversa rispetto a quella dell'anno scorso, ma sempre con la mia fede europea comunque. Ci tengo a sottolinearlo. Allora, l'argomento sono appunto come le piccole e medie imprese possono creare sviluppo. Sappiamo tutti, innanzitutto scusate, preciso che parlo a titolo personale, ovviamente le mie idee sono le mie, non necessariamente quelle del collegio Consob. Sappiamo che le piccole e medie imprese in Italia rappresentano un fattore molto importante. Il collegamento tra piccole e medie imprese e territorio sono una delle caratteristiche principali del nostro paese. La crisi finanziaria che è appena passata ha messo in luce molto chiaramente come la dipendenza da un'unica fonte di finanziamento sia molto rischiosa, perché appunto nel momento in cui questa unica fonte di finanziamento è sotto stress, è poi difficile finanziare l'economia reale, e questa rischiosità è tanto più vera per le piccole e medie imprese, che spesso hanno il finanziamento bancario quale principale o se non unica fonte di finanziamento. In Consob siamo perfettamente consapevoli del fatto che occorre incentivare le piccole e medie imprese, trovare strumenti di finanziamento alternativi, come diceva il presidente Nava allo scorso Consob Day di giugno. Il finanziamento e l'accompagnamento delle piccole e medie imprese è una delle nostre priorità. Nei pochi minuti che mi sono stati dati, cercherò di rispettare i 5 minuti, vorrei darvi alcuni numeri e fare una breve analisi di questi numeri e presentare delle soluzioni, insomma delle conclusioni anche riguardo al ruolo del regolatore e dei privati. Allora, sappiamo che le piccole e medie imprese in Italia sono 99,9%, questo è un dato di quest'anno della Commissione Europea, quindi siamo praticamente piccole e medie imprese per la maggior parte, e il settore finanziario italiano è abbastanza ristretto rispetto ad altri paesi europei, e anche per il fatto che è occupato principalmente da piccole e medie imprese. Se guardiamo alla capitalizzazione sul GDP del nostro paese è circa il 37% contro una media europea del 62%, in Francia è il 100% e in Inghilterra raggiunge il 120%.
Le società quotate, le piccole e medie imprese, diciamo, quotate sono a oggi 114 ed è un grosso passo avanti se si guarda a circa 10 anni fa, quando erano pensate 5. È un grosso passo avanti che è stato fatto in un breve periodo di tempo, anche grazie agli strumenti regolatori che sono stati creati, ma ovviamente rimangono molto limitati se si guarda in numero, se si guarda al numero totale di queste piccole e medie imprese. Il fatto che ci siano sempre più piccole e medie imprese quotate è certamente un aspetto positivo, perché i dati dimostrano che le piccole e medie imprese quotate hanno una performance molto migliore delle società, delle piccole e medie imprese non quotate. Ovviamente non è facile fare una correlazione diretta per vedere quanto questo sia dovuto alla quotazione, però è un dato di fatto che le piccole e medie imprese quotate sono più performanti. Perché allora le piccole e medie imprese sono tuttora comunque in un numero limitato quotate? È difficile trovare un'unica spiegazione a questo fenomeno. Ovviamente c'è da tener presente che nella categoria delle piccole e medie imprese ci sono imprese diverse, perché tantissime sono microimprese, in realtà, imprese talmente piccole che o vengono fatte ingrandire oppure probabilmente la quotazione non è il loro sbocco naturale, anche perché altrimenti appunto ci sarebbero problemi di liquidità per la vendita delle loro azioni. Le SMEs poi sappiamo che hanno delle peculiarità loro, per cui c'è una difficoltà, diciamo, ad ammettere nella compagine sociale esterni, spesso sono imprese familiari, hanno difficoltà a conoscere, anche avere accesso a conoscere fonti di finanziamento alternative. C'è poi anche da dire che un limite fondamentale è anche dato forse dal fatto che la cultura italiana è una cultura che tende poco all'investimento. Sappiamo che in Italia la ricchezza privata è molto ampia ma non è molto investita. Se questo sia dovuto alla fiducia o meno nel mercato lo lascio a voi, lascio a voi la risposta. E altri due problemi sono poi che ci sono pochi operatori di mercato che sono addetti al fare scouting delle piccole e medie imprese che possono essere quotate, e tante piccole e medie imprese sono troppo piccole per gli investitori, soprattutto stranieri, per cui occorrerebbe casomai trovare un modo per riunirle tra loro. Che cosa può essere fatto, che cosa è stato fatto negli anni dal regolatore, dai vigilanti, eccetera? E i tentativi sono stati molti, il più importante è la Capital Market Union, che ovviamente come Consob noi appoggiamo al 100%. Alcune esperienze sono state più o meno diciamo, hanno avuto un effetto positivo più immediato di altre, come i mini bond o i PIR. Altri hanno un effetto più sul lungo termine, come l'incentivazione appunto alla quotazione di borsa. Quello che se ne trae però da un'analisi di queste misure è che ovviamente una misura sola non basta, serve un pacchetto di misure per questo tipo di realtà. In parte tra queste misure un ruolo importante ha la riduzione degli oneri amministrativi, ma anche questo è un po' un vaso di Pandora in realtà. Nella Call for Evidence che la Commissione Europea aveva fatto nel 2015, la riduzione degli oneri amministrativi era risultato quale il primo fattore di ostacolo per le piccole e medie imprese a crescere. Però c'è anche una contraddizione tra quella che è la riduzione degli oneri amministrativi e l'esigenza che hanno le piccole e medie imprese invece di rendere note più informazioni, perché un limite degli investitori a investire in queste piccole e medie imprese è dato anche dal fatto che spesso non c'è molta trasparenza. Perché? Per varie ragioni, per i costi, per difficoltà, perché sono spesso organizzate in modo familiare.
Quindi la riduzione degli oneri è uno dei fattori, un altro fattore può essere la promozione della quotazione in borsa, ma qui c'è appunto il tema di come risolvere il problema di liquidità, perché un conto è essere ammessi alla quotazione, un conto poi è riuscire a vendere il proprio prodotto sul mercato, e in questo è necessario creare quindi un ecosistema che accompagna. Sono fuori dai tempi. Allora, le ultime due cose. Allora, è necessario appunto creare un ecosistema che accompagna la quotazione, ma che segua anche queste piccole e medie imprese nella fase successiva. Due parole sul ruolo dei regolatori e dei privati, giusto così fa il collegamento con le altre persone che sono nel panel. Spesso si tende ad avere una fiducia cieca nel regolatore, si pensa che sia colui che risolve i problemi. È vero che un regolatore può creare un mercato da zero oppure può comunque favorire lo sviluppo di un certo mercato, tuttavia la domanda mia un po' provocatoria è anche questa, cioè il regolatore da solo in realtà non può operare, serve anche il contributo dei privati. Non è che forse negli ultimi anni c'è stata anche un po' meno creatività dal punto di vista degli operatori privati per creare strumenti di sviluppo per queste piccole e medie imprese, ma penso che gli altri colleghi nel panel parleranno anche di questo. Grazie. Grazie. E allora, secondo speaker, il dottor Caponnetto. Grazie. Io dovrei dare un po' di numeri, perché vorrei naturalmente esporre qual è il ruolo degli strumenti finanziari nell'ambito delle politiche di coesione. Quindi avevo portato delle slide che possono aiutare a fissare i numeri. Non so se sono compatibili con i tempi e soprattutto se sono in grado di proiettarle, se no magari procedo riducendo il numero dei numeri di cui vi investirei. Ah, grazie. Grazie mille. Quindi cercherò di essere veramente schematico e le farò scorrere in maniera super veloce. La questione principale su cui volevo attirare la vostra attenzione: noi, l'Agenzia della Coesione Territoriale, si occupa delle risorse della coesione, quindi essenzialmente i fondi europei, il Fondo Sviluppo e Coesione, programmati attraverso i programmi operativi delle regioni e dei ministeri. Come strumenti finanziari noi abbiamo oggi, parlo del periodo di programmazione 2014-2020, abbiamo oggi risorse pubbliche pari a 4,6 miliardi di euro, un importo tale che ci fa stimare la capacità di attivare finanziamenti per almeno 16 miliardi di euro. Io volevo qui annunciare in particolare, le animazioni non aiutano, temo, il mio lavoro, anche perché non le vedo qui, però diciamo, noi abbiamo in previsione di rendere pubblico il secondo rapporto sugli strumenti finanziari cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo. Quindi naturalmente qui non ve lo espongo, cercherò di dare soltanto qualche indicazione per creare, diciamo, un po' di suspense e poi di invito alla lettura. E vorrei però anche aggiungere che questo rapporto che prepariamo per quanto riguarda l'Italia ha un suo contraltare in un rapporto che viene pubblicato dalla Commissione europea. Mi pare interessante qui segnalare che i primi tre paesi per numero di strumenti finanziari finanziati dal Fondo di Coesione e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono la Polonia, l'Italia e la Germania. Però se la Polonia ha 69 strumenti con un numero di risorse addirittura doppio rispetto a quello italiano, 3,41 miliardi contro 1,69, la Germania 1,44 miliardi,
In compenso però l'Italia ha sicuramente un'incidenza percentuale dei pagamenti ai destinatari finali, che sono per lo più piccole e medie imprese, decisamente più alto di questi altri due partner, il 7% contro lo 0,1% della Polonia e il 17,1% per la Germania. Loro sono più alti di noi, ma la percentuale invece, la media del totale degli strumenti finanziari dell'Unione Europea, è invece il 10,5. I quattro capitoli in cui è strutturato questo rapporto sono quelli che vedete nella slide. Sul mercato avevamo solo dato questa slide, che in realtà è molto semplice, ci dice che in realtà con l'aiuto soltanto di una rilevanza statistica, ma una cosa che è naturalmente intuitiva, guardando l'apporto percentuale fra gli impieghi vivi, cioè i prestiti al netto delle sofferenze, il prodotto interno lordo, naturalmente l'intensità creditizia delle aree deboli è nettamente al di sotto delle aree più sviluppate, e questo è il motivo per cui le risorse della coesione stanno investendo sugli strumenti finanziari. Quest'altra diapositiva invece ci dice l'ammontare delle risorse che sono data la dotazione complessiva dei fondi strutturali, che è pari a 54 miliardi, le risorse destinate agli strumenti finanziari rappresentano in questo momento una quota dell'8,4%, equamente distribuita tra programmi operativi nazionali e programmi operativi regionali, ovviamente con una presenza assolutamente preponderante, pari al 90%, per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è quello più direttamente destinato agli incentivi. Gli altri fondi sono poi il Fondo Sociale Europeo e l'Iniziativa per l'Occupazione e Giovani. Mi sembra più interessante invece soffermarci un attimo su questa, dove abbiamo cercato di sintetizzare come praticamente questi strumenti finanziari sono distribuiti per obiettivo tematico, cioè sostanzialmente per settore. Da questo punto di vista è evidente che oltre la metà delle risorse programmate stanno sull'obiettivo tematico competitività, gli altri sono in ordine di impiego: l'obiettivo tematico destinato a ricerca e innovazione, l'obiettivo tematico 4, economia sostenibile, e poi l'obiettivo tematico 8, occupazione. Non è prevista invece alcuna risorsa nei programmi regionali sugli strumenti finanziari per tre obiettivi: trasporto sostenibile, istruzione e formazione e ovviamente capacità istituzionale. Quindi queste sono aree rispetto ai quali gli strumenti finanziari non incidono. Invece, se guardiamo a livello della programmazione del governo centrale, quindi i cosiddetti PON, programmi operativi nazionali, che sono quelli di competenza dei ministeri, anche qui il 54% delle risorse è sull'obiettivo tematico 3, competitività, seguito dall'obiettivo ricerca e innovazione, e poi gli altri che vi ho elencato secondo le percentuali che insomma si possono vedere. Non mi sembra adesso qui particolarmente significativo dettagliare anche per stare nei tempi che ci siamo imposti. Con quest'altra slide invece, questo è un colpo d'occhio sul grado di attuazione. Qui sono messi a confronto i progressi registrati nel 2017, che è praticamente la barra centrale, e sono a confronto con i dati del 2016 e poi con un aggiornamento a settembre 2018 che è stato richiesto ed è stato presentato in occasione dell'incontro con le autorità di gestione incontro annuale che viene fatto tra la Commissione Europea, l'Agenzia e appunto le autorità di gestione.
rapporto sarà anche abbastanza ricco di tavole con delle informazioni naturalmente di tipo qualitativo, soprattutto cercando di evidenziare qual è l'effetto leva che viene fatto e anche diciamo una serie di indicatori principali attraverso cui è possibile monitorare i risultati di questa mole di risorse investite. Chiudo infatti presentandovi, scusate ancora un po' di, ecco, questi sono invece degli indicatori di spesa che mi sembra opportuno presentare, non illustrare in dettaglio. Come vedete sono indicati i programmi, per ricordo per chi non avesse dimestichezza con la sigla, il POR sono i programmi operativi delle regioni, i PON quelli diciamo gestiti dai ministeri che hanno comunque poi sempre una attuazione di tipo territoriale. Naturalmente nel rapporto viene presentato poi per ciascuno strumento finanziario tutta una serie di informazioni di dettaglio. Questi indicatori in forma sintetica permettono di tenere diciamo sotto controllo i progressi nella spesa su basi comparative. Grazie. Bene, grazie. Dottor Caponnetto, e Corrado Passera che ci parla della sua nuova avventura. Ne parlo perché riguarda il finanziamento alle piccole e medie imprese. Allora, che sia importante lo sappiamo e ne abbiamo avuto la riprova. Importante non solo per l'economia, ma per quello che è il primo e il più urgente, il prioritario dei problemi italiani, che è l'occupazione. Allora, quando parliamo di piccole e medie imprese, parliamo di un pubblico di operatori sterminato. E parlarne in maniera generale, indifferenziata, porta a non chiarezza. Per cui io mi soffermo su una categoria importantissima di questo mondo che è fatta dalle aziende non micro, non grandi, ma soprattutto non forti. Perché il problema del finanziare le piccole e medie imprese forti, robuste, patrimonializzate, redditizie, eccetera, è un non problema, ovviamente. Il problema viene per il second tier, per la seconda categoria di aziende medio-piccole performing, ma deboli, e che quindi non hanno facilità nell'accedere a fondi per crescere. E il problema ancora di più sorge per le imprese medio-piccole in difficoltà. Dal punto di vista bancario li chiamavamo incagli, adesso le chiamiamo UTP, unlikely to pay. Il grande mondo delle piccole e medie imprese con scarsa forza, ma performing, o in difficoltà, cuba già oggi alcune centinaia di miliardi, 300-400 miliardi di stock. Ciò che preoccupa è che la domanda di queste imprese è crescente, l'offerta e la capacità di servirle è calante, perché all'interno dell'aumento generale del credito alle imprese, questa categoria molto delicata, che può creare occupazione se li aiuti a crescere, o che può distruggere occupazione se non li aiuti a ristrutturarsi, è veramente molto importante. È chiaro che è un settore più difficile di altri, che le banche tradizionali tendono a spingere fuori per ragioni di de-risking, di deleveraging, di ratios patrimoniali, per mille una ragione, non è per cattiveria, ma di fatto un pezzo formidabilmente importante dell'economia e del futuro della società italiana, perché quando si parla di lavoro si parla di tenuta della società, è oggi sempre meno servita. E le regole, anche le ultime che stanno facendo adesso in Europa, certamente non aiutano. Quindi è un po' una bandiera rossa, cioè un'emergenza da tirar fuori. Mi sono convinto, ci siamo convinti, che grazie a modelli di banca prima non disponibili, oggi disponibili, oggi fattibili, è possibile servire meglio questo settore. Che non vuol dire
aiutare tutte le aziende deboli o tutte le aziende in ristrutturazione, guai, sarebbe non ragionevole, ma significa andare a individuare in questo grande mondo coloro che hanno ancora debolezze ma il potenziale per crescere, o sono in crisi ma possono essere ristrutturate. E intorno a questa idea abbiamo costruito un progetto di banca totalmente nuova, addirittura con un nuovo paradigma ci vantiamo di dire, che appunto si chiama I Limiti, non perché senza limiti, ma perché si vuole andare oltre i limiti della banca tradizionale, e abbiamo cercato di disegnarla intorno ai bisogni di questa categoria di imprese. Innanzitutto è un tema di competenze, quindi se qualcuno si aspettava come prima risposta tecnologia, tutto digitale, certo, ma non è il punto di entrata. Il punto di entrata è quella di mettere a disposizione di questo mondo competenze che tipicamente l'impresa non ha e che tipicamente la banca o non ha o ha in maniera segmentata o comunque non è disponibile a dare a questo genere di piccole e medie aziende. Intendo credito, capitale, capacità di ristrutturazione, legale, immobiliare, industriale. E come si fa a fare questo? Ovviamente mettendo delle persone brave, ma poi prendendo dall'industria persone che ne sanno. Noi non faremo credito, non facciamo credito, se non abbiamo in quel settore un o più dirigenti di successo che hanno in quel settore fatto la loro esperienza e quindi sanno distinguere tra operatori magari in difficoltà ma ristrutturabili, magari non forti ma credibili, e questo è già un cambiamento culturale, per chissà come sono fatte le banche, abbastanza forte. Secondo pezzo di questo modello un po' inedito, che spero altri seguiranno perché il mondo è molto più grande come bisogno di quello che possiamo soddisfare noi, è tutto ciò che può venire dalla tecnologia. E qui oggettivamente oggi si possono costruire banche inimmaginabili fino solo a qualche mese o anno fa. Cosa intendo per banche inimmaginabili? Capacità di elaborazione e deduzione di informazioni che permettono valutazioni che prima non erano possibili, ma questo ovvio. Possibilità di dare a queste imprese servizi inimmaginabili, noi chiamiamo Digital CFO l'insieme di tutto quello che diamo a queste aziende, che usiamo noi ma che sul tavolo mettiamo come, non è nostro segreto, cioè noi li mettiamo sul tavolo e insieme valutiamo i loro concorrenti, i trend, gli alert e tutto, cosa inimmaginabile con strumenti tradizionali. Terza cosa, e poi ce n'è una quarta, un minuto è quello che dice lui, non quello, la possibilità avere dei sistemi informativi dove tu banca fornisci ciò che serve, ma poi sei in grado di essere piattaforma per queste imprese di tutta un'altra serie di servizi che non fai tu direttamente, però l'azienda grazie a te può ottenere. Tutto porta a dei costi inimmaginabilmente più bassi, noi puntiamo a 30% di cost income, e quindi rispetto agli 80-90 delle banche tradizionali vuol dire poter mettere molto di più in termini di servizio o in termini di investimento sulle competenze. Possiamo avere un vantaggio rispetto ai fondi di credito, che peraltro a me stanno simpatici perché la liberalizzazione del credito l'ho fatta io come ministro, e però spesso per le piccole e medie imprese non ci si dedicano, sono troppo onerosi e comunque non sono disponibili a impegnarsi per piccole cose, per cui diciamo che abbiamo disegnato intorno ai bisogni di queste due categorie di impresa una banca del tutto nuova. L'abbiamo testata come idea sui mercati e ci hanno dato 600 milioni, anzi ce ne hanno dati di più e poi abbiamo ottenuto solo 600 milioni, che per essere una start-up nel settore bancario in Italia oggi è un bel segnale di fiducia, e questo come italiano mi ha fatto piacere. E siccome questi soldi sono stati confermati a crisi aperta, quindi in agosto, vuol dire che c'è qualche cosa in questo progetto. Quindi questo lo metto come inizio, poi se vogliamo parlare di implicazioni per banche, competizione nel settore, ne parliamo dopo. Ok,
Molto volentieri, grazie. E do la parola a Luca Peirano di Elite. E adesso andiamo in borsa sull'MTA, prima EIM immediatamente, e adesso grazie a loro, grazie al buon funzionamento della borsa, andiamo anche sulla... Grazie, ecco, dovendo promuovere la borsa non potevo essere più fortunato avere il caso a fianco, perché ovviamente è stata un'operazione di grande successo che dimostra che in realtà gli investitori sono sempre molto attenti quando i progetti lo meritano, indipendentemente dalle fasi di mercato. Possono essere più o meno sfortunate, ma normalmente il mercato poi dà ragione. Faccio un passo indietro perché abbiamo discusso una serie di aspetti anche quantitativi, e per inquadrare il tema e ritornare al tema della finanza alternativa, che è uno dei temi che ci siamo posti come obiettivo di discutere, bisogna capire perché si parla di finanza alternativa. Una prima e ovvia conclusione riconducibile al fatto che è cambiato un po' il paradigma del modello di finanziamento, il post crisi, la minor concessione di credito da parte del sistema bancario, tutte cose che voi che siete un'audience sofisticata sapete. Ci si potrebbe chiedere anche, recuperando i dati che sono stati citati, come mai poche società in quotazione. Senz'altro fotografia molto migliorata, sensibilmente migliorata negli anni, direi quasi neanche non paragonabile a 10 anni fa, ma pur sempre meno del solito. Beh, questo anche dipende dal fatto che c'è stata, credo, poca capacità di ascolto da parte di chi le regole le scrive, di chi anche i mercati li organizza e li opera, dagli stessi operatori. Non è una qualità spesso della finanza di ascoltare i propri interlocutori con la stessa attenzione che non in altri mercati. Per fare un esempio banale, se la Fiat fa un'auto che non vende, non pensa che sia il suo consumatore ad aver completamente sbagliato la scelta. La prima cosa che fa è si chiede cosa ha sbagliato nel disegnare quella macchina. E noi un po' questo anche abbiamo fatto in Italia. Un po' viviamo di senz'altro un assetto culturale meno favorevole all'apertura del capitale di rischio, ma non è che siamo soli, ci sono gli americani, ci sono gli inglesi, poi siamo tutti nello stesso basket, i tedeschi, per chi conosce le Mittelstand o i francesi, non sono così tanto più favorevoli all'apertura del capitale. Senz'altro in Italia, ad esempio rispetto agli Stati Uniti, al mercato anglosassone, siamo stati un po' tanto prudenti nel disegnare i mercati, nel rendere il sistema di apertura del capitale semplice. E questa è la combinazione di due fattori. Il primo è un tema squisitamente culturale, il secondo è proprio un tema di efficienza, di ingegneria del processo. Sul fattore culturale c'è proprio un elemento di comprensione della catena alimentare della finanza. Un imprenditore che lavora, magari anche piccolo, che lavora in un contesto di mercato ed è concentrato verticalmente su quel mercato, fa già fatica a capire altri mercati, figuriamoci il sistema della finanza, che è un po' complesso. Quindi la prima esigenza a cui abbiamo pensato è stata quella di creare un ambiente favorevole alla comprensione. Quindi, insomma, non dico tornare a scuola, ma metterci nelle condizioni, scendendo dalla cattedra, di andare dall'altra parte e fare in modo che questi signori avessero più familiarità con la materia. Il secondo elemento è stato un elemento invece proprio di ingegneria di processo, lo definivo. Andare in quotazione, come anche fare operazioni di capitale, operazioni straordinarie, è un percorso complesso, richiede un focus, richiede competenze, e non ci si improvvisa da un giorno all'altro, ma senz'altro si può fare molto, anche e soprattutto con le tecnologie, anche e soprattutto con le regole di mercato e con l'evitare la stratificazione delle regole di mercato, si può semplificare molto. Quindi Elite, che è un programma, oggi una società che è parte di Borsa Italiana, che a sua volta è parte del gruppo della Borsa di Londra, è nato con questo obiettivo: concentrarsi sulle competenze degli imprenditori e quel che noi possiamo fare per aiutarli, e concentrarsi nel semplificare la vita processuale per avvicinarsi all'apertura del capitale, con un obiettivo in fondo molto semplice, che è quello di abbattere il costo di accesso a quel capitale. Nell'assunto, nell'implicito assunto che poi si è verificato, che i capitali sono disponibili, cioè c'è una massa di liquidità disponibile che va organizzata senz'altro, come diceva la dottoressa prima, in modo più efficiente, più sistematico, più sistemico per poter arrivare fino alle imprese, ma che c'è ed esiste, può essere aggredita e messa a favore dell'economia reale.
L'operazione è andata bene perché oggi Elite conta un migliaio di società circa, un po' più di 1000 società da 35 paesi diversi, quindi a controprova del fatto che non è soltanto un problema italiano o non era questa una soluzione appetibile solo a PPMI italiane. E gli ha agganciato poi a fianco una piattaforma di raccolta di capitale privata, perché è privata e non pubblica, che siamo un mercato, siamo un public markets, perché è un ponte di collegamento. Oggi noi pensiamo che con un'attenzione regolamentare, che però non è immediatamente aggredibile, perché i tempi della regolamentazione sono lunghi, ma con la disponibilità di nuove tecnologie si possa dare un servizio a quel vuoto che esiste fra i mercati pubblici e il mercato puramente privato, poi riconducibile ai private equity, ai venture capital, che hanno altre dinamiche e che comunque impattano una misura molto marginale dell'ecosistema. Elit si concentra su società, un po' come è stato detto, che abbiano senz'altro un potenziale. Anche noi abbiamo un focus che è quello né delle grandi imprese né delle start-up, sono imprese familiari con grande potenziale, magari con un tema di liberazione di questo potenziale attraverso passaggi generazionali, acquisizione all'estero o integrazione di vario tipo, o anche semplicemente crescita organica, e proviamo a equipaggiarle con competenze da una parte e capitali internazionali dall'altra. Anche dal punto di vista dei risultati della piattaforma per la raccolta capitali siamo contenti, sono molto incoraggianti. Gli indicatori che sottostanno a questi numeri sono molto incoraggianti, perché delle 1000 società di cui ho parlato, queste hanno espresso circa ad oggi 70 operazioni di public markets fra bond e quotazioni, circa 200 operazioni di private equity e quasi 600 di M&A. Quindi che sia un frullatore che funziona bene per creare dinamica, 600 operazioni di M&A, quindi la statistica ci dà ragione, bisogna adesso vedere se riusciamo poi a convertire in attrazione di capitale, ragione per cui ci concentriamo molto sulla qualità degli entranti, non perché ci piace creare una vetrina bella, ma perché sappiamo che è il modo migliore per attrarre investitori internazionali, creare una base fiduciaria e poi magari aprire anche a molte altre società in prospettiva. Tra l'altro vedo qui quello che io considero un cofondatore, che è Andrea Montanino, che al tempo era al MEF, diede una grande mano allo sviluppo dell'iniziativa, e poi questa iniziativa chiaramente è stata pensata e congegnata per integrarsi in modo naturale con la restante filiera dei mercati. Elite è neutrale in realtà rispetto alla quotazione, quindi noi non spingiamo in quotazione, speriamo che lo facciano, ma non li spingiamo, perché è una scelta tecnica, finanziaria, e anche indipendente dal dove si vanno a quotare le società, è un unicum nel panorama dell'industria delle borse. Vedo qui anche Anna Lambiase, che per lei mi ha fatto tanto, e però credo che oggi l'Italia abbia davvero un'architettura di supporto alla piccola e media impresa che abbia un appetito, almeno un interesse, un'ambizione all'apertura del capitale che non ha paragoni al mondo. Non c'è nessuno che abbia una filiera così integrata, così completa, e questo è anche frutto non del solo nostro sforzo. Devo dire che, a dispetto di quello che ci auto raccontiamo in Italia, c'è stato un grande sforzo di sistema, da Consob a Confindustria al sistema bancario. Quindi noi riteniamo che questo sia addirittura un modello da esportare, fa parte oggi del nostro Made in Italy e siamo molto contenti di quello che è stato fatto. Grazie, e concludiamo col dottor Ruba. Buonasera, grazie. Io metto la sveglia, così evito il fogliettino del minuto della munizione, mi riporta indietro di una ventina d'anni quando ero un analista e i morning meeting si dovevano fare per forza in 3 minuti, quindi faccio partire la sveglia. Buonasera a tutti. La mia presenza qui in realtà coincide con la parte finale di un percorso molto importante di riforma che ha riguardato il credito cooperativo e che porterà a fine gennaio del prossimo anno alla creazione di un'entità molto particolare, il gruppo bancario cooperativo ICREA, che aggrega 142 banche di credito cooperativo presenti in più di 1700 comuni italiani con circa 2600 sportelli, diffuso
in maniera molto granulare sul territorio italiano, con una vocazione storica da 130 anni che è quella del sostegno della micro e piccola impresa italiana proprio sui territori dove la microimpresa nasce e si sviluppa. Rappresentiamo un gruppo con 93 miliardi di impieghi, oltre il 70% di questi impieghi sono proprio la micro e piccola impresa e quindi una vocazione veramente storica. Eppure, pur partendo da questa vocazione storica che continuerà a essere sicuramente molto forte, noi siamo convinti che per sostenere, favorire su base strutturale la crescita e l'occupazione nel nostro paese, la banca locale, anche le nostre banche locali, debbano evolvere di fatto trasformandosi da fornitore di servizi transazionali, siano essi servizi di pagamento o di finanziamento, che è proprio la nostra storia, in due cose abbastanza diverse, che mantengono quelle radici ma che sono piuttosto diverse. Da un lato un abilitatore di business e acceleratore della crescita, e tra un attimo vi dico esattamente cosa intendo per questo, e dall'altro diventare sempre di più di fatto un connettore delle varie componenti dell'ecosistema locale. Vi do due esempi concreti per capire quello che stiamo facendo, che sicuramente va un po' al di là di quello che siete abituati a vedere nelle banche, in particolare le piccole banche locali. Abilitatore di business. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquisito e stiamo facendo crescere un marketplace, un sito, una piattaforma di e-commerce che si chiama Ventis, andate a scaricarvela perché sono degli sconti strepitosi, e di fatto mettiamo su questa piattaforma le eccellenze italiane nella moda, nell'agroalimentare, nella casa, nel design. Sono tutte micro e piccole imprese che hanno già dei rapporti con le nostre banche di credito cooperativo o li sviluppano, li hanno sviluppati recentemente, che hanno sempre un problema. Il problema è il mercato, non è il finanziamento, è il mercato. Sono eccellenze, non hanno problema a trovare finanziamenti, ma hanno il problema di vendere i loro prodotti non più in un mercato locale. Molto spesso, diceva il dottor Passera, c'è un tema anche di tecnologia, di informatica, di digitalizzazione. Noi digitalizziamo le imprese chiavi in mano e le mettiamo di fronte ai 4 milioni e mezzo di portatori delle nostre carte. Quindi acceleriamo in maniera praticamente automatica la loro capacità di vendere il loro prodotto d'eccellenza al di fuori dei confini locali all'interno dei quali sono sempre stati costretti. Questo è un primo esempio molto concreto. L'altro, e torno al tema del diventare un connettore, un motore dei componenti dell'ecosistema locale, è un esempio che vi faccio sul turismo. Sapete che in Italia abbiamo 54 siti UNESCO, tanti quanti la Cina, anche se siamo 30 volte più piccoli, 200.000 siti archeologici e comunque di interesse storico, abbiamo la maggiore biodiversità di natura ambientale che esista al mondo e forse avete anche letto che fonte TripAdvisor il 50% delle esperienze più appaganti che i visitatori fanno, sono fatte in Italia, quindi non è vero poi che chi viene qui non è contento, anzi trova una grande soddisfazione. Turismo e connettore, non c'è niente da inventare in realtà, il punto è mettere insieme gli ingredienti e fare una ricetta completamente nuova. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato per esempio con il comune di Rimini, come sapete è un litorale bellissimo, e stiamo ragionando a creare un turismo che benefici di tutto ciò che è l'acqua salata e i benefici, il cosiddetto sea wellness. A partire da qui abbiamo un progetto di ristrutturazione urbanistica e di creazione di percorsi di salute, 20 km in bicicletta, in collaborazione con l'Università di Bologna che studierà gli effetti di questa attività diciamo fisica e di, come dire, di cura della salute sul territorio. Attacchiamo ovviamente i ristoranti e la cucina locale di altissimo livello, prolunghiamo l'esperienza culinaria locale appunto attraverso Ventis, permettendo agli stranieri che poi ripartono, che ritornano da Rimini, ritornano per esempio in Sardegna, di poter riacquistare quei prodotti attraverso le piattaforme, attacchiamo la mobilità con le app di mobilità, i parcheggi e tutto questo, insomma connettiamo l'ecosistema insieme. E a questo punto allunghiamo il periodo turistico, permettiamo alle piccole imprese sostanzialmente di andare al di là dell'esperienza storica di finanziamento, aggiungendo e di fatto accompagnandole a creare occupazione e nuovo lavoro. È suonato adesso? Ho finito. Perfetto.
verità siamo stati tutti bravi, anche se il torrubato, cioè, addirittura, caspita. E no, allora così abbiamo un attimo più di tempo per un po' di discussione. Allora io volevo diciamo partire da una riflessione e coinvolgerei prima di tutto la dottoressa Bertezzolo, e Corrado Passera e Luca Peirano, un po' su questo, diciamo, siccome quello che è stato sempre un po' l'elemento mancante in Italia, perché ovviamente il sistema bancocentrico, forse anche un po' di resistenze culturali, hanno portato sempre le aziende verso il credito bancario, e spesso c'è una mancanza, diciamo, dal punto di vista di equity nelle aziende. Allora, quello che volevo capire un po' da voi, viste anche le vostre esperienze, diciamo, chi in campo europeo, poi chi in campo governativo, è se secondo voi è un tema culturale, è un tema legislativo, ovvero c'è qualcosa che può fare il governo che non è stato fatto fino ad ora, oppure, non so, ci sono altri fattori, però se è vero che le nostre, diciamo, grandi imprese italiane sono tendenzialmente estremamente produttive, invece ci sono troppe piccole e medie imprese, come cerchiamo di farle crescere? E lo so che, diciamo, il dottor Peirano ha la risposta molto facile, perché è quello che fa, però mi interesserebbe sapere anche se ci sono, diciamo, se è un discorso appunto di governativo, di istituzioni, oppure più che altro un discorso culturale, oppure semplicemente un discorso di infrastruttura del credito, non del credito ma dei capitali che manca. Quindi comincerei da... Grazie. Allora, un fattore culturale italiano, il ricorso al credito bancario, no, nel senso che diciamo siamo rispetto agli altri paesi europei più dipendenti dal credito bancario, ma l'Europa nella sua totalità è molto dipendente dal credito bancario, circa il 75% proviene dal credito bancario, in Italia è circa l'80%, negli Stati Uniti lo scenario è inverso, nel senso che quasi il 70% proviene da altre forme di finanziamento, mentre una minima parte è il credito bancario. Quindi direi è un fatto culturale europeo. Per quanto riguarda la situazione italiana, le piccole e medie imprese, io le vedo come un aspetto positivo. L'Italia ha una grandissima risorsa che è la creatività, e penso che non sia, ma questa appunto è un'opinione mia, sufficientemente sfruttato. Il fatto di utilizzare altre fonti di finanziamento per queste piccole e medie imprese è un fattore culturale, sì, perché molto spesso parliamo del piccolo artigiano che non sa che cosa siano altre fonti di finanziamento. Vi do anche un dato: la Consob da anni pubblica un rapporto da 4 anni ormai sulle modalità in cui le famiglie investono i loro patrimoni, da cui emerge chiaramente che l'educazione finanziaria italiana è bassissima, per cui siamo all'83° posto tra i paesi OCSE, quasi gli ultimi. Quindi c'è un fattore sicuramente culturale. Che cosa può fare il regolatore? Io sono dell'idea che il regolatore debba seguire un po' il mercato, quindi aspetto più suggerimenti da Corrado Passera e Peirano più che averne io di mio avrei qualche idea, però ascoltiamo prima i suggerimenti se ci sono, a parte il dottor Passera. Allora, elementi culturali ci sono, ovvi come in tutto, però noi dobbiamo partire dall'ipotesi che facendo le cose giuste si correggono gli atteggiamenti culturali frenanti, si incentivano e si facilitano invece gli atteggiamenti culturali positivi. Bancocentrismo. Fino al 2012 non è che fosse una scelta, era un obbligo, cioè il credito potevano farlo solo le banche. Quando abbiamo liberalizzato, su mia proposta, il mercato del credito, abbiamo creato il presupposto perché un mondo di altri operatori, credit funds,
poi strumenti come quelli che sono stati chiamati mini bonds, altri operatori potessero operare in un mercato che prima era precluso alle piccole e medie imprese, era aperto alle grandissime quotate, ma era precluso. Quindi la prima risposta implicita è la politica, il governo, il Parlamento, insomma i regolatori, i legislatori molto possono fare per togliere vincoli. Dopodiché possono fare, secondo me, anche molto in termini di incentivare comportamenti positivi. La legge del governo precedente, cioè l'ultimo, il penultimo, l'industria 4.0, cioè il premiare fiscalmente in maniera molto robusta innovazione, brevettazione, attività comunque di investimento tecnologico, è un modo smart, efficace per favorire comportamenti che poi sono presupposti alla crescita, la crescita all'apertura del capitale, l'apertura del capitale, alla quotazione, eccetera. Presupposto dell'industria 4.0 era stato quando con gran fatica noi avevamo cancellato le 42 leggi di incentivazione che invece partivano da tutt'altra impostazione, erano discriminanti e la pubblica amministrazione poteva scegliere se dare i soldi a questo o quell'altro, mentre il vero modo intelligente di incentivare comportamenti adeguati è premiando i risultati o certi tipi di investimento, non questo progetto sì o questo progetto no. E avevamo messo da parte quel 1,5 miliardi che poi è servito anche per l'industria 4.0. Altro esempio, perché dobbiamo convincerci di questo, si può far succedere le cose anche attraverso il ruolo regolatorio o legislativo dello Stato. Quando abbiamo fatto tutti insieme, perché è stata una legge che tutto il Parlamento ha approvato, la legge sulle start-up, correggendo il diritto del lavoro, il diritto fallimentare, il diritto fiscale, le procedure amministrative, mettendo i soldi per i fondi dei fondi, sono nate 10.000 aziende che oggi hanno 50.000 dipendenti fissi in settori che a loro volta sono motori di sviluppo e di innovazione. Quindi tutto questo, l'ACE, che premia la patrimonializzazione, che è il presupposto per poi fare tutto il resto e che sfortunatamente è stata cancellata adesso, come pure è stato ridotto l'industria 4.0, sono esempi di comportamenti responsabili di classe politica per spingere un paese nelle direzioni corrette. Ovviamente sottoscrivo tutto, provo ad aggiungere qualcosa in modo strutturato per l'esperienza che abbiamo avuto in questi anni. Gli interventi da fare sono tre a nostro parere. Il primo è adoperarsi in qualsiasi modo sia possibile per aumentare la disponibilità di risorse finanziarie, capitali nazionali e internazionali, a cominciare da quelli nazionali, fondi pensione, enti di previdenza, a favore dell'economia reale e in particolare della piccola e media impresa. Ci sono blocchi enormi, c'è la comprensione del problema, non c'era 10 anni fa, oggi c'è, ma è oggettivamente molto difficile per temi normativi, regolamentari, assetti ancorati a mandati del passato, penso ai fondi UCITS, anche per competenze in alcuni casi interna agli stessi organismi che dovrebbero poi definire le politiche di investimento in capo ai singoli asset owner. Quindi questo è il più importante, conta più del 50% a mio parere. In presenza di fondi che arrivano con facilità alle imprese, partiamo dal presupposto che gli imprenditori sono le persone più abili della società, quelli sanno poi come farne uso. Il secondo problema è la rimozione degli ostacoli, e questi sono normativi, alcuni ce li si poteva evitare, altri meno, è più complicato, facciamo parte dell'Unione Europea, c'è una stratificazione normativa, però se si riuscisse a fare un'operazione di re-engineering completo dell'assetto normativo, che mi rendo conto non accadrà mai, ma ce lo dobbiamo augurare, questo aiuterebbe tantissimo. Ultimo punto.
punto è importante e noi in quel piccolo aspetto cerchiamo di dare il nostro contributo. Se nel frattempo facciamo capire alla base imprenditoriale i vantaggi di diversificare le fonti di finanziamento, di utilizzarle per finalità industriali come ad esempio appunto le aggregazioni, facciamo un'operazione che male non fa e accelera i processi. Bene, grazie. E diciamo concluderei, perché poi abbiamo la seconda parte del panel che ci aspetta, con una domanda per il dottor Caponnetto e il dottor Rubato. Invece con loro vorrei concentrarmi più sulla, diciamo, quelle aziende che sono in zone d'Italia dove è più difficile accedere a questo mondo meraviglioso in qualche maniera che ci viene descritto, vuoi per ragioni semplicemente geografiche, vuoi per ragioni economiche. Quella è una parte molto importante del paese. Se quella parte non riparte, è difficile poi che l'Italia possa riprendere quella traiettoria di crescita che tutti auspichiamo. Ecco, voi avete una visione molto migliore rispetto a tanti di noi qui in sala, rispetto a quella parte del paese. Allora volevo sapere, dal punto di vista appunto dei finanziamenti, di quello che può fare il mondo anche del credito, quali vedete come grossi ostacoli? È un problema semplicemente di depressione, difficoltà economica, oppure c'è qualcosa che può essere fatto vuoi dal mondo bancario, vuoi di nuovo dal mondo governativo per aiutare chi ha più difficoltà? Rispondere prima io, il tema è molto complesso, perché come dicevo, come avevo fatto anche vedere prima, non c'è dubbio che nelle zone in ritardo lo sviluppo ci sia un problema di accesso al credito che ha anche delle ragioni non economiche, cioè delle ragioni che devono essere analizzate dal punto di vista sociale e istituzionale. Ci sono dei fallimenti di mercato e questo è anche il motivo per cui appunto noi abbiamo cercato di e anche attraverso un'azione di pubblicizzazione, di comunicazione dei dati, che cercheremo di fare con questo rapporto che ho prima molto sommariamente illustrato. Quindi cerchiamo anche per questa via di incentivare e spingere sul fatto di utilizzare questi strumenti come alternativa alla più classica forma di investimento pubblico in infrastrutture o in incentivi alla produzione. E se posso aprire una parentesi, proprio all'inizio, perdonate questo amarcordo proprio personale, io lavoro nel campo delle politiche di coesione e dello sviluppo da ormai 18 anni e ricordo appunto che all'incirca una ventina di anni fa, in alcune analisi che sostanzialmente cercavano di rispondere alla domanda perché nel dopoguerra noi avevamo due grandi parti d'Italia fortemente arretrate, il Mezzogiorno e il Nord-Est. Il Nord-Est si è riscattato alla grande, alla grandissima, il Mezzogiorno no. Da lì ricordo che partì un filone di studi, quello che citerò è più sociologico che di tipo economico, direi, che cercavano di capirne le ragioni. Fui colpito, mi pare che il contributo sta volume collettaneo, La storia del capitalismo italiano, ma adesso non ricordo bene gli autori, uno era Trento se non sbaglio, comunque, però c'era questa idea abbastanza originale che nel nord-est avesse funzionato un elemento assolutamente antropologico tale da fare ridurre il rischio e lo vedevano in quella, nella maggiore coesione sociale di quei territori, di cui le parrocchie erano un perno, la figura della parrocchia, del parroco, come mediatore, come garante quasi della serietà professionale, quindi di debitore del piccolo artigiano che voleva farsi imprenditore, rispetto a chi invece deteneva i mezzi del capitale. Sicuramente è una lettura che non può spiegare, però me la
la sono portata dietro in tutti questi anni perché mi è sembrata particolarmente suggestiva, sicuramente originale, ma sicuramente anche si riscontra anche nell'esperienza pratica. Tanto è vero che adesso noi abbiamo una discussione in corso con gli uffici della Commissione europea che nell'uso di alcuni di questi strumenti ci contestano l'eccessivo livello di accantonamenti, ritengono che l'effetto leva e l'apporto tra risorse accantonate e prestiti debba essere più alto e che se noi lo teniamo troppo alto significa che stiamo prestando questi soldi soltanto in maniera troppo rischiosa e quindi non rispondendo ai principi di sana ingegneria finanziaria. Noi dal nostro punto di vista stiamo sostanzialmente opponendo che questi sono proprio invece dei casi in cui c'è un fallimento di mercato e proprio in questi casi la mano pubblica si deve fare carico di questo tipo di vuoto anche spingendosi oltre quello che il mercato privato potrebbe fare. Ma io proseguirei un po' su quel filone, premesso che le complessità di natura infrastrutturale e culturale sono tante, però come dicevo prima forse l'innovazione non deve essere necessariamente disruptive, si può fare innovazione per esempio combinando in maniera diversa e nuova ingredienti già esistenti, no? Quindi cambiando un po' il blending, e poi arrivo perché cito questa storia del blending. Penso in particolare alle agevolazioni, che sono uno strumento estremamente efficace. Vi do un numero solo per capirci. Sul tema delle agevolazioni collegate all'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, noi negli ultimi 7 anni abbiamo erogato 2,5 miliardi di finanziamenti a 16.500 micro e piccole imprese italiane. Quindi uno strumento già esistente, un ingrediente già esistente. Qual è il tema? È che per renderlo più efficace, più pervasivo, bisognerebbe mischiarlo in maniera diversa e forse un pochettino più originale. Penso per esempio a una integrazione un pochettino più spinta che potrebbe avere col mondo dei Confidi, che permetterebbe di ampliare la platea e la dimensione delle garanzie, garantendo quindi una minore ponderazione di capitale a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, ma penso anche per esempio al Fondo Europeo degli Investimenti, no? Che di fatto permette di finanziare, garantire o finanziare a condizioni agevolate programmi comunitari come il COSME e l'INOFIN. Ora, sempre di più questo tema del blending tra fondi strutturali, finanziamenti, programmi comunitari e ovviamente l'intervento del canale bancario, nonché di istituzioni estremamente importanti in questo senso come CDP, Fondo di Garanzia e via dicendo, di fatto probabilmente è una via da esplorare e perseguire. Devo dire che c'è un esempio molto concreto, noi abbiamo firmato proprio il 10 dicembre, qualche giorno fa, la convenzione con il FEI, che è il programma AgriItalia. Quindi non sono, come dire, ricette teoriche, ma ci sono delle applicazioni e io dico andiamo avanti speditamente su questo, anche a beneficio delle regioni che in questo modo non si troveranno più, come spesso succede, a non riuscire di fatto a ingaggiare fondi che hanno a disposizione. Bene, e su questo invito possiamo concludere questa sessione. Invito a ringraziare tutti coloro che erano sul panel con un applauso. Grazie a Febas. Poiché il tempo davvero stringe, in caso il Presidente arriverà in corsa, lo aspettiamo. Buongiorno, sono Ieni Landau di classe SMBC Milano Finanza. Quando mi hanno proposto di partecipare e moderare questo panel non ho potuto che accettare, non solo per gli illustri partecipanti insieme a me questo convegno, ma anche perché noi di classe SMBC abbiamo una trasmissione che si chiama Motore Italia. È una trasmissione dedicata proprio alle piccole e medie imprese e ho avuto la fortuna di girare tutta l'Italia in lungo e largo per raccontare un po' le storie di questi imprenditori. Ebbene, quello che è emerso in quasi tutte le interviste, dal Triveneto alla Sicilia, alla Sardegna e tutto, ci sono degli elementi comuni, a cominciare dal fatto che tutti desiderano diventare sempre più competitivi, cioè il problema del credit crunch, l'avvicinamento ai finanziamenti, ma in tutte c'è sempre grande entusiasmo. Infatti
anche, l'abbiamo sentito anche nella tavola rotonda precedente, comunque tanti possono essere gli spunti di crescita per questo settore. Io come prima domanda volevo chiedere al Presidente Bonomisi di farci una sorta di mappa dello stato di salute di queste PMI, ma non c'è, a questo punto saltiamo direttamente le... Ah, ok, non viene, pazienza, si perde una tavola rotonda. Anch'io sarò abbastanza cattiva, anche perché Giuliano, che mi precedeva, ci ha lasciato davvero poco tempo. Allora, questo punto chiederei al Presidente Cipolletta, che è qui come Presidente di AIFI, l'Associazione Italiana. Ripartito. Che volevo chiederle, che ruolo può avere il private equity nella crescita non solo dell'impresa, ma anche dell'economia reale? Sì, grazie. Ma magari cercando anche di recuperare Bonomi, provo a dire due parole sulla struttura produttiva italiana, in particolare sull'industria. L'industria italiana ha avuto un percorso molto duro nel corso degli ultimi 15-20 anni e si è fortemente ristrutturata. Noi abbiamo ridotto il livello, la quantità di imprese, diciamo, ma c'è stato un miglioramento qualitativo molto forte. Abbiamo abbandonato i settori a grandi numeri standardizzati di produzione standardizzati e siamo diventati dei grandi produttori di prodotti su misura. Noi produciamo in maniera industriale specifiche parti della produzione che poi sono quelle tecnologicamente più avanzate. Se noi pensiamo a un'auto, l'auto non c'ha nessuna innovazione tecnologica in quanto tale, sono quattro ruote, un assale, un volante e serve per andare da una parte all'altra. Non è cambiato nulla, quello che è cambiato dentro è le valvole, sono cambiate le batterie, sono cambiate il sistema del cambio, le frizioni ed è cambiato il sistema di motore, quindi da un motore a scoppio a un motore elettrico e quant'altro, e noi siamo grandi produttori di queste parti e così facciamo per altri settori. Un settore di grande innovazione è il più antico del mondo, le fonderie italiane fanno oggetti di precisione come se fossero degli orologiai o dei gioiellieri e in condizioni di grande ingresso tecnologico. Tutto questo ha presupposto evidentemente la grande competenza degli imprenditori italiani, la loro capacità di stare sul mercato, ma ha presupposto capitali, perché si è trattato di abbandonare metodi di produzione, introdurre nuove tecnologie, nuovi investimenti e andare a prospettare sui grandi mercati. L'altra grossa differenza dell'Italia è che noi non abbiamo filiere verticali come hanno altri paesi. La grande impresa che raggruppa tanti subfornitori e che quindi sono in qualche maniera difesi, protetti, ma anche alimentati dalla grande impresa. Noi invece abbiamo delle filiere orizzontali, piccoli produttori i quali si espandono, magari acquisendo dei concorrenti, sempre per fare una specifica parte di attività. Questo ci costringe a essere piccoli, perché evidentemente nella grande filiera io sono protetto dal grande imprenditore. Però al tempo stesso noi siamo decisamente più competitivi, perché mentre quello che sta dentro una filiera ha un mercato captive e quindi in qualche misura sta più tranquillo, noi siamo multi-clients, i nostri produttori girano su tutti quanti i mercati. Ecco allora che sono necessarie due cose fondamentali, tecnologia e capitali. E capitali servono per acquisire nuovi investimenti, ma anche per acquisire nuovi mercati. Perché noi non siamo protetti da un grande impresa che ci compra e ci porta avanti, ma dobbiamo stare dal Giappone all'America Latina e dove. E qui, lo diceva Passera prima, il mondo del credito e della finanza è esploso con soluzioni le più varie e sulle quali ci si sta andando. Allora il mondo anglosassone ci è andato da un sacco di tempo e difatti tutte le nuove forme di finanza alternativa hanno un nome inglese. Non ce n'è uno che abbia un nome francese o italiano o quello che sia, no? Parliamo di private equity, private debt, venture capital, sì, per carità, li possiamo anche tradurre, ma in realtà
è che loro sono già andati sulla strada della finanza alternativa, hanno abbassato il credito bancario tradizionale e sono entrati in un mondo di capitali di rischio. E questo è quello che la finanza in private equity italiano sta facendo. Noi siamo al tempo stesso contenti della crescita che c'è stata nel nostro mercato, poco soddisfatti della dimensione raggiunta. Siamo ancora a un livello decisamente basso, se ci confrontiamo per esempio con la Francia, se ci confrontiamo anche con la Germania, anche se la Francia sta prima della Germania in molti settori. Comunque, per dare un'idea della dimensione, nel 2017 sono stati investiti 6 miliardi dal mondo del private equity venture capital complessivamente, e nel primo semestre del 2018 sono stati già investiti 4 miliardi, quindi noi contiamo che quest'anno siano investiti di più di quelli del 2017. Servono più miliardi, più soldi, le imprese ci sono, il bisogno di finanziamento ci sono, operatori private equity cominciano a essere, io spero che crescano. Ecco, quello che manca nel nostro paese è dal lato del financing, perché pur essendo noi un paese di grandissimo risparmio, non siamo solo un paese di imprenditori, siamo un paese di grande risparmio, questo risparmio è stato per largo tempo, ce lo possiamo dire, monopolizzato dallo Stato, per colpa nostra magari lo Stato potrebbe dire, perché abbiamo fatto un debito gigantesco, avevamo dei titoli pubblici con un rendimento buono, oggi abbiamo il rischio di titoli pubblici, ma quando i titoli pubblici andavano un rendimento molto più forte, tutto quello che è la previdenza, il mondo assicurativo e quant'altro, giustamente le banche compravano questi titoli perché erano più redditizi, liquidi, fortemente liquidi, mentre quando io investo in una piccola e media impresa ho illiquidità. E quindi questo sistema diciamo, ha in qualche maniera reso pigro il sistema del finanziamento. Oggi noi abbiamo 230 miliardi di previdenza nel nostro paese, 240 addirittura, e beh, se andiamo a guardare dove sono investiti in immobili, i cui valori sono scesi in maniera consistente, e in titoli pubblici essenzialmente, e che oggi, come sappiamo, hanno anch'essi qualche problema di valutazione. Poi c'è una fetta, diciamo, non trascurabile, ma che comunque esiste, che è sul mercato quotato, e quindi ho grandi obbligazioni e azioni, in maggior parte straniere perché il nostro mercato è ridotto, 0,8% sta nelle piccole e medie imprese. Ecco, io dico questo qui, se noi invece questo 0,8 avessimo 3-4%, che non è la fine del mondo, perché è un rischio minimo in queste cose, noi porteremmo un sacco di capitali alle piccole e medie imprese e quindi potremmo farle crescere. Poi casomai nel secondo giro diciamo cosa possiamo fare per portarceli. Grazie. Adesso appunto per parlare proprio di questo possibile salto di qualità che possono fare alcune PMI, non tutte, chiederei a Anna Lambiase, che è amministratore delegato di IR Top Consulting, una delle massime esperte del mercato AIM, che è quello di Borsa Italiana che si occupa proprio delle PMI, quali caratteristiche deve avere un'impresa per accedere a questo mercato e soprattutto quali sono le opportunità che gli si aprono? Grazie dottoressa, buongiorno a tutti. Direi che questa è una grande opportunità, quella del mercato AIM per la nostra piccola e media impresa. È un mercato che, come ha affermato il dottor Peirano nel precedente tavola rotonda, è un mercato che è stato studiato con un'ingegneria di processo più semplice, no? Quindi è proprio uno strumento finanziario adatto alla piccola e media impresa. E per piccola e media impresa, se noi volessimo fare una fotografia di questo mercato, parliamo di un'azienda che ha un fatturato, per dare una dimensione, intorno ai 38 milioni di euro, con una marginalità intorno al 15%. Oggi è un mercato che capitalizza circa 7 miliardi e ha raccolto sia da IPO che poi da operazioni di secondario 4,1 miliardi direi in 4 anni, perché proprio in questi ultimi 4 anni si è sviluppato in maniera molto importante. Oggi comprende 111 piccole e medie imprese. Che caratteristiche hanno? Intanto direi che il Lazio è la terza regione di questo mercato, la prima regione è la Lombardia. E queste aziende hanno una caratteristica di rappresentatività perfetta, se posso dire, del tessuto imprenditoriale italiano. Sono
aziende manifatturiere, sono aziende anche molto tecnologiche, sono aziende che puntano all'innovazione, all'internazionalizzazione e sono aziende che utilizzano lo strumento del mercato finanziario e quindi del mercato azionario come strumento per poi fare operazioni successive di M&A, quindi è un mercato anche molto attivo sul secondario. Direi che le caratteristiche appunto di queste società si riassumono però in un elemento quantitativo, no? La crescita, ossia è un mercato che va a finanziare proprio un progetto di sviluppo, specialmente internazionale. Ed infatti se noi guardiamo la composizione media dell'operazione complessiva di offerta sul mercato, abbiamo un grande elemento legato all'operazione all'OPS, quindi all'aumento di capitale rispetto a una parte in vendita che è soltanto il 7%. Quindi l'operazione di aumento di capitale che porta l'azienda, la PMI, sul mercato azionario è un'operazione che va a finanziare le casse dell'azienda. E davvero troviamo un tessuto industriale proprio tipico dell'Italia, quindi dall'azienda dalla gioielleria piuttosto che l'azienda particolarmente manifatturiera, oppure la piccola azienda familiare che è un'eccellenza nella sua nicchia di mercato di riferimento, magari sconosciuta ai più, che però grazie alla quotazione assume anche una dimensione più ampia. Infatti nello scorso anno noi abbiamo analizzato nel nostro osservatorio proprio i dati di tutto il mercato, le aziende hanno segnato ricavi in media di più 12%. Quindi abbiamo un segno a doppia cifra, quando io sento i dati del PIL o quando sentiamo insomma tutti i dati relativi alla crescita del nostro paese e poi li confrontiamo con queste piccole e medie imprese, vediamo una sproporzione significativa. Quindi significa che il capitale in equity ha aiutato queste aziende a crescere, io lo sostengo sempre, no? Si tratta soltanto forse di anche conoscere questo strumento. Questo strumento è stato proposto da Borsa Italiana proprio per facilitare un percorso di accesso al mercato, quindi con una struttura anche molto semplice. I requisiti sono soltanto 10% di flottante, un bilancio certificato, non c'è requisito di capitalizzazione, quindi anche qualche startup particolare, quindi molto innovativa, può accedere a questo mercato, anche se in realtà lo vediamo dalla dimensione, non è il mercato delle startup, è veramente il mercato per la piccola e media impresa che ha già una sua storia e che vuole appunto innovarsi. Quindi direi oltretutto le prospettive di crescita di questo mercato sono anche molto elevate, date anche, se posso dire, da uno strumento invece agevolativo fiscale che ci ha aiutato. Lo scorso governo ha introdotto infatti il credito d'imposta per le società che si quotano quest'anno e per i prossimi due anni. Ha stanziato ben 80 milioni e miliardi di euro per appunto finanziare questi progetti. Quindi questo significa che ogni società che accede al mercato avrà uno sconto sui costi di IPO del 50% fino a un massimo tetto di 500.000 euro per singola operazione. Questo forse non tutte ancora le aziende italiane lo sanno, le nostre PMI, e infatti questa è una normativa che va solo a favore delle PMI, quindi nella definizione di piccola e media impresa, che però potrebbero forse accedere finalmente a un mercato che non è quello bancario, ma che è un'alternativa concreta, io posso dire oggi, al canale tradizionale. Allora, grazie. Io ho visto una sua intervista del 2017 che erano davvero poche le aziende, mi ricordo un'ottantina, stava crescendo a ritmi esponenziali. Sì, più del 30% all'anno. Quest'anno poi è stato, posso dire, l'anno record di AIM, abbiamo 25 quotazioni sul mercato AIM. Considerate che il rapporto AIM-MTA è 9 a 1, cioè 9 aziende si quotano su AIM e una soltanto su MTA, quindi diciamo, è veramente il mercato che stimola molto la quotazione. Ancora adesso, in un momento particolarmente delicato del mercato finanziario che stiamo vivendo in questi ultimi 4 mesi, comunque abbiamo delle storie di azienda che si quotano, quindi è davvero un'opportunità, io lo dico, veramente che porta un ritorno importante all'imprenditore e lo porta anche sulla prima riga del fatturato. Quindi molto spesso l'operazione di quotazione è un'operazione, se vogliamo, proprio di crescita, quindi di sviluppo del business, non è soltanto un'operazione finanziaria. A questo punto chiederei al dottor Angioni, che è cofondatore e partner di Poliedro, su una società che tra le tante cose che fa assiste l'azienda nella valutazione delle scelte strategiche. Abbiamo fatto un'interessantissima chiacchierata breve che vorrei poi approfondire qui ma anche in altra sede, perché mi ha un po' girato l'immagine di queste aziende, che delle PMI che andavano alla ricerca delle banche, di queste banche che spesso non erano non rispondevano nei tempi e nelle modalità richieste, e lui mi ha sottolineato una cosa davvero interessante. Ha detto: è vero che le banche devono cambiare il passo, ma lo devono fare anche i manager. È così?
imprenditori per primi. Ma io direi che intanto non presento degli studi o dei moduli empirici, io presento semplicemente le esperienze che noi maturiamo con le imprese nostre clienti. Devo dire che in Italia esiste una forma di, che io chiamerei di capital inequality, visto che oggi è di moda parlare delle diseguaglianze, perché oggettivamente esistono delle asimmetrie, delle distonie nel contesto italiano molto evidenti. Le piccole e le medie imprese hanno grosse difficoltà ad avvicinarsi al sistema del credito, al sistema del finanziamento, sicuramente perché per ragioni storiche, legislative, molto evidenti, che sono già state citate nei panel precedenti. Però c'è un problema di non comunicabilità, cioè sono due mondi che non comunicano e soprattutto bisogna vedere in un contesto di chiaroscuri anche le difficoltà oggettive che hanno gli istituti di credito a leggere, ad accettare anche determinati progetti. Fatti. Un'azienda, ovviamente per deontologia professionale non posso fare nomi, un'azienda che ha un turnover di 60 milioni, oltre superiore a 60 milioni di euro, cifra di con una buona patrimonializzazione, ha chiesto a un notissimo istituto di credito italiano un grosso contributo perché ha progettato e sta portando avanti un'acquisizione, si è vista prospettare 1 milione di euro per un'acquisizione che è di 15 milioni di euro. Questo è un fatto. L'impresa, la nostra cliente, dove noi siamo presenti perché stiamo lavorando per il passaggio generazionale, è un notissimo istituto di credito italiano. Quindi, nothing new under the sun. Questo sono i fatti. Bellissimo sentire cosa hanno detto prima la dottoressa. Un altro nostro cliente è dovuto andare in Canada per trovare un fondo per quotarsi in borsa. Poi parliamoci chiaramente, non sono qui a difendere l'interesse delle imprese, perché le imprese hanno anche i loro limiti. Per degli imprenditori che hanno una grande vision, che accettano di lanciarsi in grandi progetti, ci sono tanti imprenditori che gestiscono aziende che, oltre a essere sottocapitalizzate, sono sottomanagerializzate. E questo è un problema, perché quando l'istituto di credito o i fondi chiedono un certo tipo di disciplina, un certo tipo di organizzazione, l'imprenditore spesso la vede come un limite, come dire, una violazione della sua autonomia gestionale, e questo chiaramente non facilita il passaggio e lo sviluppo. Ecco perché io parlo di distonie, perché non esistono, sono dei mondi che francamente non comunicano. Ma d'altro canto, anche chi ha cominciato, come diceva prima il dottor Cipolletta, attività finanziarie molto più vivaci, con un atteggiamento molto più, capace di leggere i sogni degli imprenditori, i progetti degli imprenditori, spesso però hanno anche loro delle rigidità. Parliamo dei fondi. Noi siamo stati interpellati recentemente da dei fondi che hanno fatto delle acquisizioni in Italia con delle stupende due diligence, dove quando hanno affrontato il tema del personale, quante persone sono, quanto costano, se ci sono dei rischi per fare degli accrual. Poi, entrati nelle imprese, si sono accorti di avere dei grossi problemi, di non aver visto gli human capital. Allora ci chiamano e io 2 settimane fa ho detto al capo di un fondo inglese, dico: ma non ci potevate pensare prima, nell'ambito dell'acquisizione fatta, poter valutare anche questi aspetti, perché era un'azienda familiare, che alcuni familiari sono rimasti dentro, quindi ha creato un certo problema, una certa difficoltà. È stato molto onesto, ha detto proprio con la classica impostazione manichea dell'inglese: it's not part of our culture. Quindi è un contesto di chiaroscuri dove ci sono tanti aspetti positivi, ma ci sono anche tante contraddizioni. Poi magari mi serve un secondo giro di fare un'altra affermazione. Assolutamente. Io a questo punto chiederei all'onorevole Ungaro, che è un parlamentare, se non sbaglio dal 2018, prima
un curriculum che veramente mi ha colpito, con una lunga esperienza soprattutto nella City, quindi anche la possibilità di aver visto la doppia faccia, quindi la finanza e adesso la politica. Volevo dire, nel passato governo, l'abbiamo citato anche prima, ha creato questa opportunità dei peer, ma non basta, bisogna andare oltre. In questa legislatura state pensando a qualcosa in particolare? Dove vi state orientando e come la politica può venire incontro alle piccole e medie imprese? Grazie della domanda, dell'invito e a tutti voi per questa discussione stimolante che sto seguendo dal panel precedente. Io ho 4-5 minuti? Vai. Va bene. Solo perché non c'è Bonomi, quindi volevo, abbiamo un po' di tempo. Benissimo. Volevo prendere al balzo questa occasione di condividere con voi qualche riflessione, cominciando, se posso, dall'intervento anche del dottor Angioni, per poi venire alla sua domanda. Perché il dilemma di come si fa banca, cosa fare banca, è un dilemma antico. Molti banchieri, si dice spesso, le banche guardano soltanto al valore del collaterale, hanno difficoltà a dare giudizi su business plans, business models, piani industriali. Quindi è bello vedere, sentire di esperienze come quella di Limiti Bank, del dottor Passi era prima, o comunque del programma Elite. Anche qui vedo l'esperienza dove si cerca appunto di dare una valutazione dal punto di vista creditizio del piano industriale di un'azienda, cercare di valutare come possa espandersi. E quindi il famoso dilemma se il banchiere dove alloca le sue linee di credito, se riesce a cogliere le opportunità di sviluppo e non soltanto a guardare appunto al collaterale. Mi permetto anche di dire che in Commissione Finanze, forse voi saprete, verrà istituita un'altra commissione di inchiesta sul nostro sistema bancario. Io spero che sarà un'occasione per parlare, non soltanto per fare i giudici, ma anche di parlare un po' del nostro sistema bancario, di come sta evolvendo. Siamo in una situazione storica molto delicata, veniamo da una fase di grande consolidamento, non soltanto le grandi, ma anche le BCC, no? Ne parlavamo appunto poc'anzi Rubattu. E un contesto italiano in cui si avvia ovviamente la disintermediazione in maniera molto forte. Contesto italiano bancocentrico, l'abbiamo detto prima, in un contesto di risparmio privato estremamente elevato. Voi sapete che le giacenze nei conti correnti italiani sono di 1,5-1,6 miliardi di euro, è una somma enorme, non investita, esattamente come diceva la dottoressa, non investita abbastanza almeno. E quindi in questo contesto in cui si vuole andare a un sistema bancario più moderno, che possa appunto finanziare e sostenere la crescita e quindi l'occupazione, è fondamentale avere autorità forti, autorità che possano far rispettare il mercato e le sue regole, soprattutto in un contesto di volatilità finanziaria elevata come quello attuale. È importante parlare anche di come comprimere il grande accumulo di debiti incagliati o di NPLs, non performing loans, che sono sulla schiena delle nostre banche, che sono quel collo di bottiglia che rende un po' inefficace la politica monetaria europea. È inutile avere i tassi negativi a Francoforte se poi a Ragusa le nostre banche prestano al 12 o al 13% o non prestano affatto, come appunto menzionavate, appunto alle piccole e medie imprese. Tra l'altro, se posso aggiungere, la leva monetaria non basta, non soltanto perché è incompleta, ma anche, lo sappiamo benissimo, se abbassiamo i tassi di interesse e aumentiamo il valore di obbligazioni, azioni e quindi anche beni reali come gli immobili, vi renderete conto che la mia generazione, questo è un risparmio che spesso la mia generazione non ha, e quindi si aumentano le disuguaglianze. La sola leva monetaria non basta, va completata con la leva fiscale. Questo però è un tema che ovviamente qui forse non è il momento giusto, ma è un tema fondamentale da tenere a mente per un paese che ha la coesione sociale come un faro guida importante, anche quando parliamo di settore bancario. Settore bancario, quindi giustizia civile più rapida, appunto per smaltire l'accumulo di debiti incagliati. Secondo me bisognerebbe anche parlare nei prossimi anni, venendo da un'esperienza anglosassone, sulle caratteristiche del patto marciano, che so che in Italia ha delle caratteristiche molto specifiche, potrebbe appunto venire all'incontro di alcune delle condizioni creditizie. Ma vengo al tema finale a cui lei mi ha chiesto: come si finanzia la crescita? Intanto, secondo me, ci deve essere uno Stato con le proprie finanze in ordine, come primo, per creare un ecosistema in cui i privati e le banche possono prestare in maniera consona alle esigenze. Uno Stato in ordine, vi renderete conto, appunto, c'è un debito pubblico gigantesco che prende molte risorse che potrebbero andare invece sul privato, un crowding out, e in un contesto in cui
uno spread che aumenta. Banca Intesa fa delle emissioni super sinus a 80 punti base a gennaio e poi va a 180 punti base solo qualche mese fa, vi renderete conto che per le piccole e medie banche boccheggiano. E quindi anche l'esperienza di Carige, secondo me, è indicativa di quanto sicuramente c'è un problema di mala gestione, ma in un contesto in cui non c'è, senza uno spread così elevato e minore volatilità finanziaria, anche le banche piccole e medie potrebbero finanziarsi in maniera più utile. Importante che ci sia una pubblica amministrazione efficiente. Voi saprete che dal 1 gennaio entra in vigore la fatturazione elettronica obbligatoria, la pubblica amministrazione già lo fa da diversi anni, è importante che questo arrivi anche nel settore delle piccole e medie imprese e che sia un passaggio assolutamente indolore. C'è un tema di infrastrutture fondamentale, da cui appunto andiamo al tema della fibra ottica e del 5G. Per agevolare l'innovazione però e che per sostenere, canalizzare il finanziamento della crescita, sono d'accordo col discorso che faceva prima, se non sbaglio, Rubattu o forse Peirano, che dobbiamo agevolare, canalizzare che il debito privato vada a sostenere le start-up e le PMI. Noi italiani abbiamo un grande debito privato, ci piace acquistare immobili o dare quote in gestione a grandi gestori anglo-americani e troppo poco del nostro debito va a finanziare PMI innovative. Da qui ben vengano tutte le norme per una maggiore patrimonializzazione delle nostre aziende. L'ACE e l'IRI, è ovviamente un peccato che questo governo le eliminerà, erano degli strumenti giusti. I PIR, anche quella estensione dei PIR va nella stessa direzione, anche prendendo spunto dall'esperienza di ISA nel Regno Unito. E se mi permetto qui un ultimo punto su come dovremmo noi agevolare l'innovazione, noi dovremmo andare oltre lo Startup Act del 2012 e cercare di concentrarci un po' più su come canalizzare le risorse dal private verso le startup. Io metterei anche delle fondi obbligatori, delle porzioni obbligatorie dei fondi pensione per investire in venture capital, come lo 0,5% degli assets under management, ma credo ci sia un grande tallone di Achille per le nostre imprese, per le nostre start-up, è come gestire l'exit, ovvero una volta che magari le nostre start-up crescono, arrivano ai livelli di early stage, per monetizzare e uscire ci sono poche possibilità in Italia, quindi noi secondo me dobbiamo agevolare quei fondi, quelle aziende che comprano start-up e defiscalizzare i loro acquisti, proprio per incentivare a chi crea, fa imprese nel nostro paese, di rimanere nel nostro paese e anche pensare a un'uscita. Quindi il tema dell'exit credo che sia un tema molto importante. Mi fermo qui, anche se ci sono due altri punti molto importanti, appunto sulla deducibilità, non soltanto a chi acquista startup, ma anche a chi investe, e su questo io credo che dovremmo aumentare gli sgravi fiscali per le persone fisiche, le persone giuridiche che investono in startups, molto oltre il livello attuale, dovremmo arrivare al 70% secondo me per diventare un paese guida e il paese in cui potrebbe per attirare anche startup dal resto del mondo. La politica su questo ha un ruolo primario, le esperienze, non solo del Regno Unito, non era un paese fino a 15 anni fa molto diciamo favorevole per l'innovazione, lo è diventato grazie all'introduzione di sgravi fiscali di questo genere. La storia di Portogallo è anche simile con Web Summit, ma anche Israele è un paese che adesso è diventato un centro per l'innovazione, che deriva tutto appunto dall'acquisizione tra ICQ e AOL. E credo che quindi l'Italia possa prendere spunto e prendere appunto introdurre agevolazioni ad hoc, e voglio vedere il giorno in cui abbiamo sviluppatori di ottimo livello che si formano nei nostri politecnici, abbiamo il capitale, e il giorno in cui avremo il 5G e l'FTTH in ogni comune d'Italia, voglio vedere quante persone tra un grigio ufficio di Londra o le nostre colline toscane o siciliane quale scelta faranno. Quindi io mi fermerei qui per adesso. Allora, prima di passare all'ultima domanda, che dobbiamo fare un giro rapidissimo perché il tempo ormai a noi non c'è più dato, e volevo chiedere, voleva aggiungere una cosa nel suo ragionamento, ha detto... Sì, credo che oltre che a lamentarsi bisognerebbe fare anche delle proposte operative. E io penso che sono profondamente convinto che se da parte degli istituti di credito, da parte degli istituti finanziari ci fosse una maggiore sensibilità per cui si avvicinassero al mondo delle imprese non solo quando sono in una fase di criticità, ma per supportare lo sviluppo,
tutto questo sarebbe possibile gestirlo attraverso anche, come diceva prima Passera, delle società, dei supporti, in maniera tale da avvicinare questi mondi. Perché comunque bisogna considerare un aspetto che io trovo anche qui citando due fatti. Prima c'era Rubato di Crea, e ho scoperto che un imprenditore non conosceva la struttura unico di Crea che permette il collegamento con varie banche a livello europeo. Eppure è gestito da un istituto di base dell'ICREA. Quindi l'altro aspetto ancora più incredibile che mi è capitato una settimana fa, ne abbiamo parlato l'altro giorno, un imprenditore ha scoperto l'opportunità di un direct lending, imprenditore del nord-est ha scoperto l'opportunità di un direct lending a Milano tramite Lugano. Allora, va bene che siamo internazionalizzati, ma questo significa proprio come i mondi non si parlano. Cioè una città del nord-est molto ricca, molto, dove c'è questa impresa, ha scoperto il direct lending, a Milano ci sono 200 chilometri, tutto questo è stato possibile grazie all'intermediazione e alla comunicazione scaturita dalla società di Lugano. Ma queste sono le contraddizioni del sistema, che confermano proprio come non ci si possa parlare. D'altro canto, credo che sia fondamentale questa strada che si sta cominciando faticosamente a percorrere, perché da questa dipende la sostenibilità del sistema. E un sistema è sostenibile se sa creare valore, perché se non si crea valore un sistema non è sostenibile. La povertà non si elimina per decreto e nemmeno la ripresa economica si fa per decreto. L'ha detto. Allora, facciamo un ultimissimo giro di battute. Il nostro tema era le sfide e l'opportunità per le imprese italiane. Ognuno nel vostro ambito, politica, quel private equity, ma anche di Assonime, della consulenza e nell'AIM. Quali sono oggi, secondo voi, le sfide e le opportunità? Che comunque sono due parole positive, soprattutto nella chiottica delle PMI. Beh, cominciamo dal dottor Cipolletta, vuole cominciare lei, Presidente? Se prescindiamo dalla congiuntura negativa dell'economia italiana in questo momento, che purtroppo dobbiamo fare uno sforzo di astrazione, e il mondo offre tante opportunità, ci sono sfide e opportunità. La tecnologia significa reinventare tutti i processi produttivi e creare nuove attività, e ce ne sono tantissime da fare. Il mondo si è allargato e se non verrà di nuovo sezionato da Trump attraverso protezionismi o quant'altro, comunque offre una grande opportunità. Quindi i problemi, diciamo, le possibilità ci sono e le imprese questo lo percepiscono. Quello che è necessario è avere un clima favorevole. Allora, io volevo dire in quest'ultimo mio intervento quali erano gli strumenti che potevano essere fatti. Allora, da un lato sicuramente avvicinare le imprese al mondo della finanza, questo lo diceva bene Anghieri prima, io come presidente Life abbiamo fatto un portale, stiamo costruendo un portale nella quale le piccole e medie imprese possono entrare e valutarsi come se fossero un fondo di investimento, in maniera tale che sono loro che capiscono come sono. Molti di questi hanno paura anche di andare a parlare con un fondo perché poi si viene a sapere, allora la gente pensa che stanno andando male, quindi delle cose, quindi non lo vogliono vedere, lo vedono di nascosto, lo va a vedere il proprietario ma non ci capisce niente, perché evidentemente si deve portare almeno l'amministrativo che sta a fare i conti. Invece noi gli diamo adesso un portale nel quale loro a casa loro si valutano e cercano di capire come uno che fa fondo di private equity li giudicherebbe sulla base di alcuni elementi. E questo io penso che sia un sistema per avvicinare. L'altra sono tutti i provvedimenti di carattere fiscale. Io su quello che diceva Ungaro prima, noi abbiamo fatto un manifesto per il venture capital e il primo elemento è proprio quello di facilitare l'exit e detassare soprattutto da parte, c'è questa attività di corporate venture capital, le grandi imprese, medie, grandi, potrebbero acquisire delle start-up per farle crescere all'interno della propria attività o all'esterno come cosa, e
per evitare che questi siano venduti all'estero. La maggior parte delle start-up di successo italiano sono vendute all'estero perché noi non abbiamo i capitali più lunghi che stanno altri 6-7 anni mettendo 20-30 milioni per portarli a un certo livello, mentre lo possono fare alcune imprese, e quindi da questo punto di vista abbiamo fatto una proposta proprio di tassazione. Poi c'è da sbloccare il mondo della previdenza. Il mondo della previdenza va sbloccato attraverso sistemi più forti. È stata fatta un'operazione per detassare i rendimenti degli investimenti in attività reale. È una bella cosa, però è qualcosa che dà effetti a lungo termine, perché io devo fare l'investimento, devo aspettare che ci sia un rendimento. Quando si investe per esempio in fondi di private equity il rendimento c'è, ma bisogna aspettare 5-6 anni. A questo punto io detasso questo rendimento, vi rendete conto che è importante ma non così importante. Allora bisogna detassare le quote che sono investite nell'attività reale. Questo è quello che bisogna fare, detassare il volume dell'investimento che viene fatto, detrarlo tutto in parte delle imposte che sono dovute. Questa potrebbe essere una spinta forte nell'ambito di un programma di governo che sia per l'innovazione. Ci vuole anche uno sforzo banale, corale di tutti quanti, perché sennò sembra soltanto che è un vantaggio fiscale e non serve. L'ultima cosa, noi abbiamo operatori di fondi private equity e venture capital, debt, troppo piccoli, perché siamo un paese piccolo, non sono solo piccole imprese, anche questi, i quali non riescono a trarre il capitale internazionale, perché se noi andiamo a Londra per sollecitare investitori, questi dicono bene, dove mettiamo 100 milioni? Però non vogliamo contare più del 7-8% del fondo. Fate due conti, deve essere un fondo da 1,2 miliardi, 1,3 miliardi. I nostri fondi sono 150 milioni, 200 milioni, e questi dicono ma io non posso fare una due diligence, un'analisi per andare a mettere 20 milioni presso di voi, perdo tempo e basta. E allora bisogna creare dei fondi più grossi. Come? La strada è stata iniziata e potrebbe essere quella di creare dei fondi più grossi. Un fondo dei fondi può raccogliere molti più soldi e poi distribuirli su fondi più piccoli, che sono i fondi italiani. Il Fondo Italiano di Investimento, di cui io sono presidente, è un proprio fondo dei fondi, gestisce fondi dei fondi, e su questo stiamo facendo un'operazione per il mondo della previdenza, perché il fondo dei fondi ha due caratteristiche: è più grande ed è sicuramente meno rischioso, perché suddividendo il risparmio su una quantità di fondi diversi evidentemente non farà il grande business di fare 100 volte il valore iniziato, però dà sicurezza e dà una garanzia che il rendimento sia elevato. Quindi abbiamo molte cose da fare, ne abbiamo parlato con i governi passati, ne parleremo con quello attuale, mi auguro che si riesca ad andare avanti. Grazie. Dottor Angioni? Io penso che ad integrazione di quello che diceva il dottor Cipolletta, per esempio nel mondo delle imprese si debba sviluppare molto una visione long term, perché la maggioranza degli imprenditori è ancora focalizzata sullo short term. C'è stata una recente bellissima radiografia dei 7 vizi capitali dell'economia italiana, io ce ne aggiungerei un ottavo che è proprio questo orientamento sullo short term. L'imprenditore deve fare anche un salto di qualità, deve cominciare a vedere oltre, e ci sono alcuni che lo fanno, intendiamoci, però spesso a livello di piccole imprese si nota una grande fatica a dover progettare a 5-10 anni, e questo è l'aspetto dove si dovrebbe investire di più anche in termini culturali, anche attraverso le stesse associazioni che possono essere canali per cominciare a indirizzare le persone verso questo tipo di obiettivo. Questo per quanto ci riguarda come posizione di osservazione nel quale operiamo. Dottoressa Rambiasi? Sì, aggiungerei solo uno spunto dalla tavola rotonda, perché in realtà anche un'integrazione maggiore tra noi e operatori che operano su varie filiere della finanza, no? Sarebbero necessarie. Prima si parlava di exit potenziale, io considero un po' varie fasi della vita finanziaria dell'impresa. Allora se guardiamo il venture capital, poi il private equity, poi c'è l'AIM, no? Quindi poi c'è la quotazione, quindi anche dialogare tra operatori con diversi approcci potrebbe essere molto utile per accompagnare l'impresa magari in un percorso di finanza di medio e lungo termine che la faccia veramente crescere. E sono assolutamente poi d'accordo sul tema della diffusione della cultura, no? Perché gli imprenditori che cosa temono, per esempio nel nostro mondo, nel mondo dell'equity capital market, hanno tre timori fondamentali.
rispetto a un processo di quotazione. Questo noi l'abbiamo attestato con delle survey dirette sugli imprenditori. Il primo timore è il costo della quotazione, no? Che fa una paura enorme. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è vero, non è così economico quotarsi, però abbiamo avuto un grande vantaggio dal governo, per cui per quest'anno e per i prossimi due diciamo che costerà un pochino meno. Il secondo elemento è il tema della governance. Allora, la quotazione su questo mercato, per esempio, non pone delle regole di governance particolari. Certo, ci sono delle prassi che peraltro gli imprenditori stessi riconoscono come un valore aggiunto, cioè il fatto di aver poi strutturato una governance adeguata a un processo di quotazione li ha fatti crescere, quindi deve essere letto in una maniera positiva, non negativa. Il terzo elemento, la terza grande paura degli imprenditori italiani è la paura della trasparenza sui dati economico-finanziari prevalentemente. Anche qui è un processo, è un apprendimento, no? Parlava lei prima, dottore, della pianificazione industriale, che per noi è il punto di partenza, no? Il pane per partire, per poter valutare un'azienda. Quando però l'imprenditore comprende che ci sono delle regole anche finanziarie, anche sul suo bilancio, che possono portare a una valorizzazione migliore della sua azienda, probabilmente ci crede, quindi segue delle linee anche più adeguate. Ecco, quindi sono un po' questi tre elementi, secondo me, su cui lavorare. Secondo me sono davvero tanti gli spunti che sono emersi, anzi bisognerebbe farne un secondo passaggio, purtroppo non abbiamo ancora tempo. Io ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi e grazie soprattutto ai partecipanti al panel. Al prossimo appuntamento. Grazie tante. Grazie, grazie tante.